che cambia siamo noi. Sono Mauro Lafranconi, per scelta di vita 33 anni fa ho abbandonato perito elettrotecnico la residente cittadina di Mandello Lario per trasferirmi con mia moglie sulle colline piacentine. Oggi lavoro con i miei figli, sono nonno, tra le altre cose, oltre all'agricoltura di cereali, di zootecnia, produciamo birra. Birra in un modo un po' particolare, birra contadina perché è l'unica azienda agricola in Italia, ci siamo dotati di una malteria. Noi riusciamo a produrre il nostro orzo biologico, un orzo particolare distico, prodotto a 400 metri sull'Appennino piacentino, lo trasformiamo all'interno della nostra azienda nel processo di maltazione, senza ricorrere all'ausilio di coadiuvanti tecnologici. Noi volevamo che il nostro orzo biologico diventasse la materia prima per le nostre birre, ci ha portato in Germania a fare delle ricerche che poi sono sfociate nella costruzione e nel brevetto di quella che è stata la prima micromalteria italiana. Abbiamo messo a disposizione questa macchina per altre aziende agricole e oggi realizziamo diverse birre a marchio di diverse aziende agricole. Essendo più appassionati al lavoro della terra, al lavoro nei campi o anche in birrificio, non abbiamo una grossa rete commerciale e lavoriamo moltissimo in controlavorazione. Abbiamo identificato un luogo dove vivere, dove crescere la famiglia e la birra per noi è un modo che ci permette per vivere e per sopravvivere. Commerciale, noi rifiutiamo la grossa distribuzione, grazie a Dio ci sono i gas, ci sono dei consumatori sempre più consapevoli, sensibilizziamo appunto l'opinione su come è fatto un prodotto per chiudere completamente la filiera, le normative privilegiano i grossi investimenti e i grossi agricoltori, il giovane che sta partendo trova tantissime difficoltà, non ultime quelle burocratiche, quelle amministrative, deve sopperire la forte passione e la forte volontà, se non c'è un pizzico di follia per cambiare vita, per mettere il certo con l'incerto, una mente lucida che comunque sogna. Noi ci siamo trasferiti il 2 agosto del 1985, mia moglie Santa Donna ha assecondato le mie pazzie e abbandonato diciamo il certo per l'incerto. Io ero artigiano e mia moglie era gestore di un supermercato. Chi mette di trasferirsi sull'Appennino o di scegliere in un posto così deve mettere in conto tante cose, una sopravvivenza, un'organizzazione, non ultimo noi nel 2009 una frana. Però i valori, i nostri ideali, siamo riusciti a trasmetterlo ai nostri figli. Oggi ho tre ragazzi, i miei tre figli hanno scelto di continuare l'attività. I miei ragazzi hanno scelto di produrre birra con la malteria. Io ho un piccolo allevamento di maiali biologici perché tutto lo scarto, l'orzo, le trebbie di birra, i germogli essiccati vengono utilizzati nell'allevamento di questi maiali bradi. La più grande gioia è vedere le mie nipotine che giocano sul torrente. Ho costruito per loro una casa sugli alberi, la teleferica, vedere che sanno che anche loro quando è la stagione è giusta trovare le fragoline nel bosco, giocare nei prati, giocare sul torrente e quindi diciamo non è solo un lavoro ma è proprio una scelta di vita e una condivisione di valori. Un'Italia che cambia è un'Italia che rifiuta i soliti luoghi comuni, che è capace a mettersi in discussione. Io dico sempre ai miei figli, anziché guardare la trave che pure c'è negli occhi degli altri, guarda la tua pagliuzza, migliorati tutti i giorni. Gli occhialini da sole usali solo quando c'è veramente bisogno del sole da proteggersi, perché oggi abbiamo perso troppi valori, non ci sono più. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia